Potevo fare solo il raccontatore di storie io, perché volevo essere lì. Essere lì quando un tipo come Muhammad Ali, ormai con un filo di voce, diceva: i campioni non si fanno nelle palestre, a resistere quando ti riempiono la faccia di pugni. I campioni sono figli di un sogno, sono visionari. E potevo fare solo il giornalista, perché avrei dato qualunque cosa per essere vicino a Larry Bird, che vedendo giocare Michael Jordan disse tra i denti: quello non è Jordan, quello è Dio travestito da Jordan. Cosa potevo fare? Se avrei scommesso tutti i miei anni pur di avere un taccuino a portata di mano, quando Jesse Owens, nero dell'Alabama, si permise il lusso di vincere 4 medaglie d'oro alle Olimpiadi di Berlino del 36. 4 medaglie. 100, 200, 4%. E quella del salto in lungo. Un nero. Davanti a Hitler che schiumava dalla rabbia. Solo il giornalista potevo fare. E avrei contrabbandato tutto pur di scrivere la storia del rigore più lungo del mondo. Quello tra Estrella Polar e Belgrano. Quello in cui, dopo una settimana in giro per le Ande, per tirare quel benedetto rigore, Gato Diaz, il leggendario portiere dell'Estrella Polar, raccolse il pallone in fondo alla rete, nell'ultima di 1000 partite. Andò verso il giovincello che lo aveva battuto e gli disse: potrai andare a dire in giro che hai segnato un rigore a Gato Diaz, ragazzo. Ma nessuno ti crederà. Oh, ma lo sapete cosa disse Jesse Owens dopo la vittoria delle 4 medaglie d'oro? Disse che amava correre, che gli sembrava l'unica cosa giusta, perché puoi contare solo sulla forza dei tuoi piedi e sul coraggio dei tuoi polmoni. Solo il raccontatore di storie avrei potuto fare. Prova di corse, di salti e di rigore. E dopo aver in qualche modo idealmente sfogliato insieme alla Gazzetta dello Sport, abbiamo qui il privilegio di avere il direttore della Gazzetta dello Sport, Andrea Monti, primo premiato di questa nostra serata. Buonasera Andrea. Mi dicevi che insomma sul palcoscenico del Teatro Regio è un po' un'emozione particolare. Allora, comincio, come tutti i cattivi intervistati, a dire una roba che non c'entra, nel senso che io da qui, in questo teatro, venivo fin da ragazzino per sentire l'opera e ho sempre sognato di calcare il palcoscenico. Questa sera si dimostra che un uomo fortunato può arrivare al suo massimo livello di incompetenza e godersi per una volta le luci della ribalta. Grazie a tutti. Vabbè, non sei qui per cantare, anche se la voce non è male, sarebbe secondo me adatta. Dunque, abbiamo visto, non so se ti sia piaciuto, quel nostro filmato originale bello, La Gazzetta Letta sui gradini del Regio, che ci porta un po' dentro il tema del giornalismo e del giornalismo sportivo in particolare, il tema di uomini che raccontano delle storie, delle meravigliose storie. Lo sport, l'hai definito tu se non sbaglio, è come un grande romanzo popolare. E lo è, sta diventando sempre di più un romanzo con le sue bellezze, le sue contraddizioni, perché il premio è sport e civiltà. Oggi verrebbe voglia di mettere quel civiltà prima della parola sport, perché è la cosa che va più preservata, e purtroppo sfogliare i giornali in questi giorni ti dà la prova. Non è facile. Che non è facile e che di questo premio c'è bisogno e che la parola civiltà ha un senso molto, molto attivo, molto importante. È tanto vero quello che dici ed è tanto attuale il problema che i giornali e i quotidiani sportivi in particolare hanno dovuto cambiare faccia nel tempo per tanti motivi, lo sappiamo, la televisione, tanti nuovi media, i nuovi mezzi di comunicazione, ma anche, e direi per certi versi soprattutto, perché è proprio la società che ha fatto irruzione nello sport e il giornalista sportivo deve raccontare la società e lo sport. E voi con la Gazzetta in questo momento, a proposito di sport, va civiltà, avete in corso un'iniziativa che posso definire davvero straordinaria, che riguarda proprio il rapporto difficile con la società di una zona d'Italia, no? Guarda, l'operazione ti dà ancora l'idea che prima di tutto i giornali si leggono a teatro, fuori dal teatro, grazie a Dio si legge ancora la Gazzetta dello Sport, e questa è la prima cosa che saluto con grande piacere. È il primo giornale italiano, ricordiamolo. Ancora. La seconda cosa è che i giornali contano se riescono a farsi testimoni
delle cose migliori che ancora questo paese può dare e che talvolta si dimentica di poter dare. Qualche giorno fa, dopo, a margine di quello spettacolo assurdo che è stato Salerno-Nocerina, con i tifosi che hanno obbligato la squadra a svenire in campo, per cui il presidente del CONI, che saluto, ha avuto parole secondo me molto corrette su quell'episodio, io ho chiesto a Don Luigi Ciotti di scrivere un pezzo per la Gazzetta dello Sport, e qui vi dà l'idea di come cambino, no, le funzioni dei giornali. Inciso, questo premio, per cui ringrazio tutti, la giuria, l'Unione Nazionale dei Veterani dello Sport, è un premio che per la sezione giornalismo ha allineato tutti i maestri del genere, non li cito, ce n'è uno che mi ha colpito in particolare perché era un'intuizione giusta, ed è Edmondo Berselli, che ci ha lasciato e che era un grande sociologo, un grande scrittore, un grande giornalista, e veniva allo sport con la passione personale, non con la professionalità, ma con la passione personale. Bene, Don Luigi Ciotti scrive un pezzo e a margine mi dice: guarda che noi abbiamo una situazione difficile a Nocera Inferiore. Allora, che cosa succede? A Gioiosa Ionica, scusate. A Gioiosa Ionica succede che un gruppo di volontari nel 2009 piglia un terreno incolto e mette in piedi un centro sportivo bello che intitolano a Don Milani, l'associazione Libera, l'associazione Don Mazzi, e ci fanno giocare 200 ragazzini in una scuola di calcio ed etica. Dice, cosa c'entrano le due cose? C'entrano, e come? Questi ragazzini imparano a prendere a calci un pallone e a calci la criminalità in una zona che definire problematica e definire poco. Qualche mese fa si fa viva la regione, che sta liquidando tutti i suoi beni e patrimoni, e chiede alle due associazioni 185.000 euro, altrimenti ripossessa il terreno e lo mette all'asta. Allora la mia considerazione è che Don Ciotti 185.000 euro non ce li ha, l'Andrangheta ce li ha di sicuro. Però a quel punto lì mi parte una specie di embolo, se mi consentite, e alla sera mi metto a scrivere e butto lì: mobilitiamoci, si mobiliti lo sport, si mobiliti il calcio e andiamo a comprarselo noi sto campo. Allora la mattina dopo, devo dire, FIGC, Lega di A, Lega di B, Lega Dilettanti, la team, si sono mobilitati e abbiamo messo in campo una squadretta. Di fronte a questo la Regione Calabria ha aperto un tavolo, e io credo che mercoledì, cioè dopodomani, io controllo, ma se non ci giocano dei brutti scherzi, ridaranno questo campo in affitto a Don Ciotti. Questo vi dimostra che delle volte in Italia basta la parola, basta il gesto. Quando non ci arriva lo Stato, purtroppo, che ci sarebbe dovuto arrivare per conto suo. Beh, se serviva una dimostrazione di quanto giusto sia stato assegnare il premio Sportività ad Andrea Monti, l'abbiamo avuto in diretta proprio in questi giorni. Procediamo allora con la premiazione. Francesca. Matteo Montan, amministratore delegato del gruppo Gazzetta di Parma, consegnerà il premio stampa ad Andrea Monti, porta il premio la bella Miss Parma 2012, Jessica Fontana. Grazie, grazie direttore.